L'Italia cresce economicamente anche grazie al turismo, in particolare quello proveniente dall'estero è in forte espansione, con presenze di visitatori internazionali aumentate del 14% rispetto al 2023 e spesa dei turisti stranieri nei primi due mesi dell'anno in corso cresciuta del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un incremento che potrebbe contribuire fino al 15% del prodotto interno lordo italiano. È quanto rileva l'Eurispes, che sottolinea però come l'overtourism, che è l'altra faccia della medaglia, sia diventato un fenomeno ormai complesso e difficile da controllare. Per il 2024 sono stimati in Italia 215 milioni di presenze turistiche, con una spesa complessiva tra stranieri e italiani stimata in 62 miliardi di euro. Solo ad agosto 2024 l'arrivo degli stranieri è stato di circa 40 milioni, con un giro d'affari di oltre 6 miliardi e mezzo di euro. Solo su Firenze gli affitti brevi hanno un giro d'affari di circa 2 miliardi, con un flusso annuale in termini di tassa di soggiorno di circa 70 milioni di euro. Stilando una graduatoria sulle mete urbane più colpite dall'overtourism, basata sul numero di notti trascorse nel 2023 da visitatori domestici e stranieri per chilometro quadrato, al primo posto c'è Dubrovnik, seguita da Venezia e da Macao. Tra le prime 15 posizioni anche Roma, appena sotto Parigi.